Commissione per l'Evangelizzazione, nominata dalla Tavola Valdese. Quali strategie comunicative avete messo a punto e proposto a questo sinodo? Diciamo che più che strategie abbiamo pensato degli strumenti. La strategia dovrebbe essere quella dell'evangelizzazione in se stessa, poi magari bisogna capirsi su quello che ciascuno intende per evangelizzazione. Diciamo che come commissione ci siamo interrogati sugli strumenti che sono necessari per fare evangelizzazione alle nostre chiese e abbiamo pensato sia degli strumenti più, diciamo tra virgolette, tradizionali, quindi cartacei, sia a strumenti più multimediali o comunque che tengono conto dei nuovi media. Abbiamo presentato un manifesto che è già arrivato nelle chiese, che è stato ben accolto, e che ha una grafica sicuramente accattivante, ma anche in cui si ritroveranno molti membri delle nostre chiese, anche perché è una versione stilizzata di una croce ugonotta, illuminata, con un versetto biblico, quindi diciamo su dei canoni che ci appartengono molto. Poi abbiamo preparato un alfabeto, una sorta di abbecedario sulla scorta di qualcosa che era già stato fatto nel passato, se non sbaglio, dal pastore Giorgio Turn. Ovviamente abbiamo cercato però di renderlo più agile, più semplice e più adatto ai giorni nostri. Quindi abbiamo creato tutta una serie di parole collegate alle lettere dell'alfabeto e che raccontano in breve cosa noi pensiamo come cristiani protestanti, come valdesi e metodisti di molti argomenti. Accanto a questa versione cartacea, diciamo un opuscoletto, pensiamo anche invece di fare delle versioni multimediali o comunque diciamo in versione digitale, quindi una versione in PowerPoint, una versione HTML per esempio da poter mettere su un sito web, in maniera tale che le varie chiese possano utilizzare la versione che ritengono più attraente, più gradevole e più utile per i loro propositi di evangelizzazione. Poi stiamo ultimando, perché abbiamo presentato solo una bozza per questioni di tempo, un video che invece sarà da utilizzare all'interno delle nostre chiese. Ieri, durante il culto di apertura, la pastora Briante ci ha ricordato quanto sia importante essere meno timidi nel portare nella società di oggi il nostro messaggio di cristiani e pensiamo che questo sia molto importante per i nostri membri di chiesa. Noi adesso usciamo dal sinodo come deputati, però bisogna riportare nelle proprie famiglie ecclesiastiche, nelle proprie comunità, quello di cui si è discusso. Per cui questo video dovrebbe servire proprio a spronare ciascuno e ciascuna di noi a essere un po' meno timido, a parlare magari con il collega di lavoro piuttosto che con il compagno di sport, di quello in cui crediamo. Sembra una cosa semplice da fare, ma in realtà anch'io vedo nel mio entourage, diciamo che a volte è difficile, ma ci si sente tipo, ma cosa gli interesserà a questa persona? Ma perché glielo devo dire? Invece no, questo fa parte del nostro compito di cristiani. E per finire, allo studio, e questa è la cosa che richiede un po' più di tempo, vorremmo fare anche una serie di video brevi che noi come commissione cominceremo a fare, ma poi sarebbe bello anche che le varie comunità in tutta Italia venissero coinvolte e magari facessero delle proposte, in cui dei membri di chiesa possano leggere un testo biblico, un versetto, qualcosa di molto breve, perché questi video, come sappiamo, quelli che vanno su YouTube devono essere sempre al di sotto di 2-3 minuti, e ne diano una lettura, una loro interpretazione. Ovviamente questo richiede un po' di lavoro, perché non è che si può improvvisare, però secondo noi potrebbe essere un modo per rendere virale, come si dice in gergo, una comunicazione che adesso ovviamente va per la maggiore, che quindi ha la possibilità di diffondere velocemente, grazie proprio al fatto che molti di noi sono collegati in rete. Per evangelizzare, i nuovi mezzi di comunicazione e i social network possono essere un'opportunità e in che modo possono essere utilizzati e quali rischi invece possono comportare? Sì, come dicevamo prima, sicuramente sono un'opportunità. Bisogna intendersi su cos'è evangelizzazione. Dal mio punto di vista, la parola è molto impegnativa, quindi magari attraverso un mezzo come Facebook o Twitter uno non può veramente evangelizzare, però può
se mi si concede il termine, ingolosire qualcun altro a voler ascoltare un messaggio di evangelizzazione. Quindi non vedo i social network propriamente come un luogo di evangelizzazione, perché questo richiederebbe più tempo e richiede anche un dialogo a tu per tu con le persone, una cosa non virtuale ma reale, però sicuramente è un luogo dove si può mettere un seme, dove si può lanciare un qualcosa che invita le altre persone a venirci a conoscere e noi naturalmente dobbiamo sentirci impegnati a portare questo messaggio. Grazie.